Buonasera, buonasera, brava gente, buonasera. Stasera una sorpresa bellissima, perché ho chiesto un particolare a Don Vincenzo, il parroco di Scala, e mi è venuto incontro con tanta generosità, però non ve l'anticipo ancora. Mentre passeggiamo lungo questo corso e viviamo insieme questo momento intenso, bello. Poi da domani saremo ad Assisi, quindi anche stasera c'è un po' di nostalgia e ci accompagna questo canto, Partirò. Sì, perché la vita è fatta di tante partenze. Di tanti arrivi, di tanti incontri, ma soprattutto è fatta di una sequela, Chi vogliamo seguire, Chi vogliamo seguire? Ecco perché il nostro partire è una sequela, è stare dietro una persona, vero? Vedete, tutti viviamo una sequela. Ed è una sequela straordinaria, la sequela che il Vangelo di stasera ci propone. Prima di arrivare a questa sorpresa stasera molto bella, perché ci chineremo di fronte e dinanzi a colui che ha dato la vita per ciascuno di noi. E vedrete un'immagine straordinaria. E allora, mentre passeggiamo lungo il corso principale di Scala, questo paese così straordinario perché è rimasto intatto, semplice, genuino, genuino. Poi dopo vi faccio una confidenza che vi comunico. Speriamo che me lo ricordate. Buonasera Antonella, buonasera Isabella, buonasera Iole, Maria. Lorella, buonasera davvero, Francesco, Giuseppe, Giuseppina, buonasera, brava gente. Ma ascoltiamo il Vangelo di Giovanni. Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: Seguimi. Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù il figlio di Giuseppe di Nazaret. Natanaele gli disse: Da Nazaret può venire qualcosa di buono? Filippo gli rispose: Vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: Come mi conosci? Gli rispose Gesù: Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Bellissima questa pagina di Vangelo, straordinaria. Cosa ci ricorda questa pagina di Vangelo? Cosa mette al centro della nostra attenzione, della nostra attenzione? La prima cosa. Mette a centro la sequela, questa realtà teologica, umana, è bellissima. Mette al centro il seguimi, il seguire, questo verbo straordinario. E sapete, gli esegeti cosa dicono di questo verbo? Che significa seguire? Non significa obbedire ad un ordine, non significa stare dietro una persona. L'etimologia di questo lemma, ci dice
di porre i nostri piedi sulle sue orme, sulle orme di Cristo, di calcare i suoi sentieri. Allora, vedete, la prima grande realtà, noi seguiamo una persona e poniamo al centro e poniamo sul nostro sentiero le sue orme, e seguiamo quelle orme, calchiamo le stesse orme. Sono orme di gioia, orme di sorprese, sono orme di dolore, sono orme di apprensione, In quelle orme c'è tutta l'umanità di Cristo, Tutta l'umanità di Cristo. E noi ci immergiamo in quella umanità, un'umanità che redime il nostro essere uomini, che riabilita la nostra umanità. E credo che già questo aspetto è straordinario. L'altra considerazione che trovo davvero interessante è che Gesù arriva a ciascuno di noi attraverso incontri, intrecci, relazioni, metodi diretti o indiretti, come accade per Andrea, Pietro, Filippo e Natanaele. Pensate, Filippo che incontra Gesù, dice agli altri, a Natanaele: vedi, abbiamo trovato, Quindi ognuno di noi è importantissimo, ognuno di noi è importantissimo, non ce lo dimentichiamo mai, non ce lo dimentichiamo mai, non ce lo dimentichiamo mai, ognuno di noi è importantissimo. Questi incontri che il Vangelo ci propone ci dicono davvero quando ciascuno di noi è prezioso, ma soprattutto quando ciascuno di noi può fare, per evangelizzare se stesso e il mondo, per rendere bello se stesso e il mondo, per rendere buono se stesso e il mondo. E io trovo questo aspetto davvero sorprendente. Ogni volta che medito su questa pagina dico: Signore, ma Tu ti servi di me. E quando incontro delle persone dico: Signore, Tu ti stai servendo di quelle persone. Allora vedete, prendere consapevolezza davvero di quanto siano importanti le relazioni. E poi c'è un altro aspetto, però se mi dite di sì, lo dico, se no lascio perdere, Voglio vedere qualche sì, Che dite? Che dite? Che dite allora? Vediamo qualche sì. Ecco qui, è arrivato qualche sì. Allora, c'è questo episodio che è un po' il cuore di Natanaele. Dice: ma può mai venire qualcosa di buono da Nazareth? Vedete, è un atteggiamento, a volte, non sempre, umano. Sapete come si chiama? Si chiama, lo dico, processo di svalutazione, processo di svalutazione, cioè noi tendiamo a svalutare gli altri, tendiamo, capita pure a me, capita a ciascuno di noi, mica è capace, oppure sì, ma quello non è buono a niente, mo ce la viene a raccontare, no? Oppure, che ne so, insomma, tutta una serie di affermazioni che ci portano a svalutare l'altro. Può mica venire qualcosa di buono da Nazareth? Allora voi capite, qua siamo sulla piazzetta bellissima di San Lorenzo, qui a Scala, E allora, credo che questo atteggiamento Gesù ce lo fa comprendere, ci fa comprendere come possiamo lavorarci sopra. È interessante la risposta di Gesù. Vieni e vedi. Gesù non dice: ma che stai dicendo? Ma che ti credi? Ma guarda che, voglio dire, io sono il Messia, no? No, poteva dirlo, no?
Vedi che hanno incontrato, io sono colui del quale la legge e i profeti parlano, no? E lo fa nelle sue catechesi con i discepoli. Allora, vedi che bello il campanile, eh? Allora noi, attraverso questa risposta di Gesù, vieni e vedi, noi possiamo superare questo processo di svalutazione che spesso ci portiamo dentro. Ma non solo, possiamo anche vincere e superare i pregiudizi. Quante volte abbiamo tanti pregiudizi sulle persone? A volte mi è capitato che delle persone dicono: sai, io l'ho incontrato, ci ho parlato, ma non è così come dicono, eh? È bellissimo questo aspetto, è straordinario. Gesù ci aiuta a capire come superare anche il pregiudizio che abbiamo sugli altri. Cioè, stando con la persona, incontrandola, leggendogli il cuore, consumando un tratto di cammino insieme che ci porta a scoprire la bellezza dell'altro, le novità che l'altro si porta dentro. Allora voi capite quanto questo aspetto sia davvero importante. Fra poco ci avviamo a questa sorpresa bellissima che vivremo insieme. Bene, e questo direi è il secondo aspetto. Oltre a quello teologico, sulla sequela c'è l'aspetto direi antropologico, su come vivere questo cammino dietro a lui, su come vivere questo cammino dietro a lui. Allora capite quanto sia importante, capite quanto sia importante. E qui ci troviamo al centro di questa piazza dove avvengono incontri, In tutte le nostre piazze ci sono incontri, ci sono relazioni, Ebbene, qui noi siamo chiamati davvero a superare il pregiudizio che abbiamo sugli altri. Vieni e vedi, cioè conoscimi, conoscimi. E anche chi incontra Gesù, scopre. Io so che ci sono anche molti non credenti che ci seguono. Scoprire Gesù è scoprire un uomo, un'umanità straordinaria. Scoprire Gesù è scoprire colui che dice una parola buona sulla nostra vita. Bene, allora, la terza cosa poi, e poi ci avviamo verso questa sorpresa straordinaria, bellissima, e ci porremo davanti a Lui che ha dato la vita per ciascuno di noi, che il nostro futuro vedrai cose più grandi di queste. Ecco la terza considerazione del Vangelo di domani, e cioè che c'è un futuro gravido di sorprese, gravido di speranza, un futuro bello per ciascuno di noi. Vedrai cose più grandi di queste. Il Signore riserva per noi l'abbraccio con Lui. Riserva per noi l'abbraccio con Lui. Ed è quello che il nostro cuore attende. È lì che sta il nostro futuro, in questo abbraccio con Lui. Bene, una venatura francescana, perché voi sapete anche che praticamente prendo queste riflessioni da questo libretto che già mi state chiedendo in tanti, Momenti Francescani, eccolo qui, vedete? Momenti Francescani, chiedetelo, ve lo inviamo a redazione@sanfrancesco.org, e lì potete scrivermi lì le vostre riflessioni che poi condividiamo. Ebbene, Francesco d'Assisi come celebra questa pagina di Vangelo? Sapete come la celebra? Voglio seguire le orme del Signore. Questo dirà nella sua regola, questo dirà ai suoi frati, questo dirà nelle lettere a tutti i fedeli che lui scrive. E allora cosa accade? Accade per ciascuno di noi.
Quest'anno è un anno importante, il 1221, perché è l'anno che ricorda gli 800 anni della regola non bollata, cioè di quel primo testo che serve da mappa, da bussola per tutti i frati, per tutti coloro che guardano a Francesco. E cosa accade? Accade una nuova primavera. Accade una nuova primavera. Sì, cari amici, una nuova primavera. Sentite cosa dice un medievalista, Van der Bruch. La primavera francescana si inserisce come la risposta provvidenziale a tutte le aspirazioni sgorgate dal più profondo dell'anima cristiana. La storia di Francesco è una delle meglio conosciute. Tutti, cattolici e non cattolici, credenti e non credenti, ne sono stati in ogni tempo toccati. In tutti nasce la sensazione di scoprirvi il Vangelo nella sua integrale purezza. Bellissimo. Eccoci allora, ecco, ad alcune indicazioni. La chiave di un uomo si trova negli altri. È il contatto con il prossimo che ci illumina su noi stessi. È verissimo, eh? È il contatto con gli altri che a volte ci illumina. Incontri, scontri, dicono una parola su di noi, eh? E dicono una parola che accende delle luci. È un po' come quest'albero bellissimo, che è pieno di luci. Ebbene, più noi cogliamo la luce dagli incontri che viviamo, più siamo davvero un albero, una vita, un'umanità illuminata. Bene, allora adesso andiamo a questa sorpresa straordinaria. Vi porto, ecco, ringrazio il parroco di Scala che ci ha aperto il Duomo stasera, ai piedi di un crocifisso. Non solo che è artisticamente straordinario del 1200, ma traspare un'umanità ed è la persona che noi seguiamo, colui che non ci promette delle cose, ma ci dona la vita. Non ci promette delle cose, ma ci dona la vita. Eccoci qua, ai piedi di questa croce, io vorrei che deponessimo le nostre speranze, le nostre attese, i nostri desideri. È la pagina di Vangelo che abbiamo ascoltato, la pagina di Vangelo che abbiamo ascoltato. La pagina di Vangelo che abbiamo ascoltato la deponiamo qui ai suoi piedi dicendo: Signore, aiutaci a vivere la Tua parola e sarà primavera nella nostra vita. E lo facciamo portando anche ai piedi della croce tutte le persone che soffrono, tutti coloro che hanno perso la vita a causa del Covid, tutti coloro che lavorano per tutelare la nostra salute e la salute degli altri, per le nostre famiglie. Dinanzi a questa croce ho chiesto al Signore il dono di illuminarmi. Quando ero ragazzina, deponete qui la vostra preghiera, Lo chiamano il Signore miracoloso. Il crocifisso miracoloso. Ma il miracolo più bello è capire che la nostra vita è fatta per essere donata, donata agli altri. E questo è il Duomo di Scala. Qui, pensate, vi faccio una confidenza, sono stato ordinato sacerdote. Sono stato ordinato sacerdote. E c'è questo soffitto che è splendido, è dedicato a San Lorenzo il Duomo, diacono, servitore della vita. E saluto anche tutti gli scalesi, Vi porto con me nella preghiera. Il Signore vi benedica e vi custodisca.
Bene, bene, allora, brava gente. Adesso andiamo ai saluti. Eccoci qua. Eccoci qua, cari amici. Questa è la piazzetta di Scala, eh? Vedete che bella, eh? Sì. Mi stanno dicendo che ho lasciato i fogliettini in macchina, capita, per i saluti, eh. C'era il tablet. Eccoci qua, eh? Cari amici, allora, come state? Come state? Poi vi faccio una domanda, rispondetevi, eh? Ah? Non si carica il... No, niente. E non può andare... Solo un attimo, ci abbiamo... Mentre voi contemplate questo momento, intanto vi volevo chiedere, che ne dite se ritornando in Assisi continuiamo le nostre meditazioni la sera? Eh? Se è meglio la sera e la mattina. Io vi faccio una confidenza, mi sto trovando meglio la sera. Però voglio sentire voi, se per voi è più comodo la mattina alle 8:25 oppure la sera alle 21. Vediamo un po', iniziate a scrivere, iniziate a scrivere. Che ne dite allora? Eccoci qua, la sera vedo un po' ancora, solo rispondetemi, vorrei vedere se sentire, vedere bene se è più comodo per voi la sera o la mattina, eh? E qui stasera è un buon sondaggio perché siamo in tanti e allora alle 21 che dite allora? Però se siate sinceri, non vi preoccupate per me, eh? Ditemi voi, per me siete più importanti voi, non vi preoccupate. Vedo che state scrivendo, quindi... Ecco Marco, grazie a grado, ciao grazie, grazie a grado. Mico, ciao Mico, ciao Carla, Carla di Perugia, giusto Maria Rita? Ah, quindi va bene. Eccoci qua, allora, alle 21 va bene, va benissimo, ci siamo, ci siamo. Rosa la mattina c'è il lavoro, quindi per voi è meglio la sera, eh? Eccoci qua, scrivete, stasera vi chiedo proprio a tutti di rispondere, perché deve essere un bel sondaggio, in modo che non si dispiace nessuno, eh? No, di sera no, vediamo un po', c'è pure qualcuno che dice di no, eh? Però la maggior parte vedo tutta la sera. Si è caricato il tablet? Luigi, si è caricato il tablet, no? E sul tuo non puoi vedere redazione chiocciola Pagliocchini. Chiama Pagliocchini, se te lo manda subito a te. Oh, buonasera, buonasera, saluto degli scalesi, eccoci qua. Si stanno ritornando tutti a casa perché poi alle 22 sì, bisogna stare a casa. Bene, bene allora. Vi ho fatto conoscere un po' questo paesino, però guardate che bello questo duomo. Ecco qua la confidenza, bravo che me l'avete ricordato. Sapete, perché Scala è bella, eh? Perché mantiene la sua genuità. Uno mi disse una volta, dice, ma Parenzo, ma lì non ci sono negozi, c'è poco, no? C'è un panorama che è favoloso, ma al di là di questo, Scala ci permette anche di purificarci, di ritornare a quell'essenzialità bella.
a quell'essenzialità bella che non ci devono essere a forza negozi, shopping o altro, Capite? Bene, adesso vi faccio vedere un'altra cosa che sta qui, non so se sì, una volta ve l'ho detto, stiamo vedendo se riesco a pescare l'email che ci avevo tutto quanto scritto, dato che si è scaricato il tablet per i saluti, quindi un po' di pazienza, Ecco, qui c'è un'immagine bellissima che ricorda le Twin Tower, ma soprattutto, e credo questo sia anche un po' la sintesi del Vangelo, eccola qui, Resurrection Day, pensate nel 2002 qui a Scala noi ricordiamo questo aspetto, questa tragedia dell'umanità, e però ricca di speranza, perché c'è dal Twin Towers, vedete i tronchi, li vedete sì, a destra e a sinistra, però al centro, da quel cumulo di macerie che fecero il giro del mondo, c'è un bambino con un ramoscello d'ulivo e due angeli che lo portano in alto, e dall'odio l'amore, dall'odio l'amore, questo è un po' il senso, all'odio è la risposta della palma, dell'ulivo, della pace, e ogni anno qui c'è una manifestazione che ricorda l'11 settembre, e credo che questo sia il senso della nostra vita. All'odio vogliamo sempre rispondere con l'amore. Non abbiamo mai perso, non perdiamo mai, non perdiamo mai. Non lo so. Eccoci qua, eccoci qua. Volevo, non ce l'abbiamo fatta. Semmai i saluti che avevo per oggi li farò domani sera. Io faccio gli auguri a tutti coloro che mi avevano scritto, a tutti coloro che mi avevano scritto. Perdonatemi per quelli che gli avevo detto che facevo i saluti stasera. È capitato un imprevisto, io pensavo di avere il tablet carico, invece purtroppo si è scaricato e non ce l'abbiamo fatta. Però faccio gli auguri a tutte le persone che mi avevano chiesto l'augurio. Prego per voi, voi fatelo anche per me, e quelli di oggi li faremo domani sera, va bene? Ci siamo allora, ci siamo, brava gente. Buonasera, buonasera. E domani ci vedremo ad Assisi, ok? Ogni bene, ogni bene, ogni bene. Eccoci qua, anche per me va molto meglio, vedo i vostri commenti, vanno benissimo, ok? E vi lascio con questa immagine tutta natalizia, di questa piazza. Buona giornata, buona serata, brava gente, e per domani mattina, chi si affaccerà domani mattina, buona giornata. Brava gente.